Ciao, sono Daniele da Soulmatter e benvenuti ad una nuova reaction. Continua la nostra ricerca del vero amore. Riusciremo a trovare una coppia che finalmente si fidanza e rimane insieme per più di 2 minuti? Lo possiamo scoprire in 2 modi. Questa sera alle 21 in diretta sul mio canale Twitch, oppure guardando qui su YouTube la puntata editata. Ma su Twitch capitano molte più cose che qui vengono censurate. Siete pronti? Lascia un like a questo video e partiamo. Bellissimo! Bellissimo! Cioè, io li riconosco da un accenno di camminata quando siamo di fronte a esseri mitologici. Ma cazzo, ma lui è arrivato direttamente dalla pasticceria. Cioè, i pasticci, ha visto le torte di Renato, ha detto no, lasciate perdere, il dolce me lo porto io da casa. Scusa Renato, ribadisco, come dico tutte le... Renato, so che ci guardi tutte le sere. I tuoi dolci non metto in dubbio che siano buonissimi, ma sono inguardabili. Single di Coraggio ne ha da vendere. Sono Stefano, vengo da Pescara, ho 24 anni, nella vita studio e lavoro. La passione principale fin da bambino sono i motori. Allora, adesso, al di là della cattiveria, le battute che facciamo per ridere, però mi sta suscitando una tenerezza, cioè il cuore che si sta sciogliendo. Stefano è veramente dolcissimo, poverino, vorrei abbracciarlo. Come si sente? Emozionato? Un pochino. Non si preoccupi. Sono single perché cerco una cosa, come si dice, qualunque, l'eccezione. Giada, aiutalo! Si sta ribaltando! Aiutalo, poverino! Mi piace l'eccezione e al giorno oggi trovare l'eccezione. Cazzo, Giada, è sempre lì che ti si infila nel culo. Posso prenderti la giacca, posso toglierti le scarpe, un massaggio alla prostata. E Stefano, che era lì che si stava ribaltando da solo, non gli dà una mano. Vergognati, Giada! È difficile. Lei è il primo del tavolo, quindi intanto le farei bere un aperitivo al bar. Grazie. D'accordo, prego. No, Giada, l'ultima cosa che farei fare a Stefano è bere. Sei un ragazzo dolce, quindi? Sì. Eh? Sì. Una ragazza si potrebbe innamorare. È un cucciolone, Stefano. Andiamo ad abbracciarlo di gruppo. Lo stringiamo così forte fino a fargli scoppiare la testa d'amore. Non mollo mai. E quando ho dovuto mollare perché le ho provate tutte, per poi rialzarsi per forza, perché... Ti è capitato nella vita qualche volta? Momenti difficili nella vita tanti. Ho avuto difficoltà Nella mia crescita, nel parlare. Smettila, Flavio, smettila di farlo parlare, mi viene da piangere. Stefano, ti voglio bene, Stefano. Flavio è un bastardo, è un bastardo, sta lì come un condor appena vede uno che ha una parvenza di problemi. Ah, adesso vado lì e lo faccio parlare il più che posso. Perché ho iniziato a parlare tardi e ho fatto, diciamo, ho iniziato a parlare tardi. Non è che devi recuperare tutt'ora. Che cosa mi è rimasta, per cui, se così si può dire, mi prendevo in giro su quello, sul linguaggio. Ho avuto... E sulle orecchie non dicevano niente, Stefano? Il linguaggio? E le orecchie zero? Mi ringrazia che non eravamo a scuola insieme, Stefano. Ringrazia. Ti avrei abbracciato, un po' preso in giro, un po' abbracciato. Ti prendevo in giro, mi sentivo in colpa e ti abbracciavo. Oh, raga, posso farlo l'orecchio shaming? Anch'io c'ho l'orecchia sventola. Ho anche la mia, diciamo, cerchia di amici. Quello non mi è mai... Le amicizie non mi sono mai mancate. Sentirmi solo non mi è mai capitato. Invece un pochetto solo lo sei, da un certo punto di vista. Sì. Che è quello... Ma Flavio, vaffanculo! C'è una caratteristica che ti affascina nelle donne solitamente? Protezione. Ma Stefano, avevi l'occasione per essere onesto. C'è una caratteristica che ti affascina delle donne? Le tette, il culo, la bocca? No, lui, Stefano, dice la protezione. Io ti faccio veramente un grande in bocca al lupo. Grazie. E buon primo appuntamento. Grazie. Davvero. Grazie. Di cuore. Tenerino, dai, che bello che è Stefano, voglio andarla ad abbracciare. Mi chiamo Giusy, ho 22 anni e vengo da Cesena e al momento sto cercando lavoro. Mi piace un sacco leggere e mi piace un sacco... Perché gli hanno buttato in malo modo sto cuore? Mi piace leggere, stai zitta, secchiona!
Sono single perché credo di È razzista Giada. Quando c'è una persona che non gli piace, non va ad aiutarla a spogliarsi, non la tocca, sta, tiene le distanze. Allora, non me ne frega un c***o che Giada in realtà si chiami Barbara, ok? C'ha la faccia da Giada, io continuerò a chiamarla Giada. Tanto sapete a chi mi riferisco. Cosa hai preso intanto? Oh, off prints. Ci sto. Tuo primo appuntamento al buio? Sì. Anche per me. Ecco, perché un po' di emozione. Stanno parlando come due persone in coda dal dottore. Quel modo di fare domande guardando altro, tanto per siamo qui, dobbiamo parlare, diciamo quattro cagate. Tu lo sai? Io Cesena. Non so se sai. Sì, sì. Buonasera. Buonasera. Quello che mi dà fastidio di questo programma è che io non so se ha come si chiama, Vittoria si chiama sta tipa. Vabbè, facciamo Vittoria. Se a Vittoria gli hanno detto: guarda, il ragazzo con cui stai esci ha dei problemi a parlare, non parla tanto bene. Glielo dicono? Hai portato una torta? Sì. Okay. Hai portato una torta? Ha preso il bicchiere nel modo più scomodo in cui si possa prendere un bicchiere, santo Dio. Ma perché non ha usato l'altra mano? Ha dovuto fare questa genuflessione. E portato la torta mentre prende il bicchiere. Oh, ognuno fa il contorsionista come cazzo crede. Per rappresentare, diciamo, un lato che fa parte di me. È dolcezza. È vero? Sì. Mi piacciono tantissime dolci. Ma cosa vuol dire? Ho portato la torta per rappresentare un lato di me, la dolcezza. Io vengo con un mitra, volevo farti vedere un lato di me. Quando mi incazzo sono un bastardo, allora ho portato un mitra. Pescara hai detto? Cosa c'è a Pescara? C'è tutto, non le manca niente, fortunatamente. Per cui... Ma che domanda è? Cosa c'è a Pescara da vedere? Le luci! Babbo Natale! Cioè, che cazzo è una città Pescara? Cosa c'è da vedere? Ci sono le cose che ci sono in tutte le città, più i monumenti. Se ti piace il mare, c'è il mare. Se ti piace la montagna, c'è la montagna. Mm. Se ti piace tutte e due, c'è tutte e due. Tu cosa preferisci? Io il mare. Perché quando correvo in moto. Perché... Ah, è vero? Quando correvo in moto. Si corre in moto. La moto è dotata di un tapis roulant. Tu ti metti in piedi sulla moto e corri sulla moto. Quando correvo in moto. Va bene non parlare bene, ma non parlare italiano sono due cose diverse. Stefano, non mi far arrabbiare. Io sono molto dolce. Me l'hanno detto spesso, me lo dice spesso la mia famiglia, i miei amici. E grazie al cazzo, le persone più false che ti possono dare un complimento. La famiglia e gli amici, no? Il cazzo, vuoi che tua mamma ti dica sei antipatica, brutta in culo? Per tua mamma sei la persona più bella del mondo, no? Sono gli sconosciuti che ti devono giudicare, non tua mamma. Hai degli animali? Sì. Cani, avevo gatti, però... I cani di più mi piacciono. I gatti me ne hanno fatti scappare da quando ho preso i cani, appunto. Ah, beh, d'accordo. Però... Hai degli animali, sì, i cani, i gatti. Ma cos'è questa? Non è vero, è una cazzata? O ne hai talmente tanti che non sai neanche più che razza sono, i loro nomi, perché sono tantissimi. Che animale hai? I cani, i gatti? Cioè, se mi chiedono a me che animale hai, dico un cane e un chihuahua si chiama Yuna. Hai degli animali, i cani, i gatti, il circo degli animali. Una cosa che mi imbarazza di me, non ce l'ho, forse come posso sembrare agli occhi delle persone. Quella è una cosa che praticamente mi spaventa. Povero Stefano, no. Non mi puoi far dire delle cose cattive e poi subito dopo uscirtene con delle frasi così, Stefano. Mi fai sentire il diavolo. Mangia, Stefano, che Sonia già aveva pulito il piatto, tu è ancora tutto lì. Il mio giorno da tipo, io mi sveglio, mi preparo, sia se devo andare a foresta che... Yeah.
non siamo cattivi noi, ricordatevi che questo è un programma dove potevano tagliare dei pezzi e invece hanno deciso di inserirli e metterli e renderli pubblici e guadagnarci sopra. Non siamo cattivi noi, il programma che è fatto apposta. Secondo voi è necessario, quando uno vi chiede qual è la vostra giornata tipo, indicare che vi svegliate? Cosa fai nella tua giornata tipo? Ma mi sveglio come prima cosa, ma grazie al cazzo, non voglio sapere cosa fai mentre stai dormendo, no? Quindi si dà il presupposto che tu sia già sveglio durante la tua giornata tipo. Mi sveglio. Signori, i bocconcini di manzo in agrodolce. E che si riesca a... I bocconcini di minchia, ma questi c'hanno veramente del coraggio assurdo in questo ristorante. Nel primo appuntamento un piatto a base di fagioli, che vuol dire o faremo un sesso terribilmente divertente insieme dove scorreggerò sulle tende di casa tua, oppure so già che non andremo a parlare da nessuna parte, quindi posso scorreggiare tranquillamente a casa mia. Signori, grazie. Siamo arrivati ad un momento speciale. Allora Stefano, complimenti. Ti faccio veramente, mi tolgo il cappello davanti a te, perché sei riuscito a portare un dolce da fuori più brutto delle torte di Renato. Non so come sia possibile, ma ci sei riuscito. Sembra una merda con sopra una piastrella rossa. Che le è stato portato, ve la lascio, così potete condividere. È una merda con una piastrella di un bagno rosso. Grazie, grazie. Prego. Mille. Penso anche che sia andata bene, sia stata una cena piacevole e interessante, e mi piacerebbe molto venire a fare un giro in moto. Bravi! Bravi! Questa cosa mi riempie di gioia! Bellini! Sono contento! Noi siamo stronzi, lei è brava. Infatti sì, vaffanculo a noi! Accetta. Quindi il secondo appuntamento che cosa facciamo? Che programma abbiamo? Facciamo... Sono felice! Pensano già al secondo appuntamento! Bravi! Bravi! E per dirti che sei una sola... Sì! Belli! Bravi! Ma che bello! Sono super felice! No, questo. Questo. Che bello! Finalmente! Stefano e Giusy hanno continuato a sentirsi, ma la loro storia non è decollata per colpa della distanza. Stefano è ancora single e ha intenzione di andare a trovare Giusy a Cesena. Giusy intanto, però, ha conosciuto un ragazzo e la sua frequentazione sembra andare bene. No, Stefano, non andare a Cesena! Ti romperà il cuore, non lo fare! Bene ragazzi, spero che il video di oggi vi abbia divertito. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciare un like a questa puntata, e noi ci vediamo questo venerdì con una nuova Try Not to Laugh Challenge. Un bacione alla mamma e California!